Buongiorno ragazzi, buongiorno. Sono già là che urlano, che gridano, radiateli, Simone Inzaghi va squalificato, Marotta va allontanato subito. Viola ha fatto vedere la cover con lo stemma dell'Inter. Grande Viola, sei un grande. Dove l'hai presa quella cover? Che la voglio comprare anch'io. Figa, eh? Grande, grande, grande tifoso interista Viola. Ehi, voi che sperate che Viola ci faccia il culo. Invece gira con la cover dell'Inter. E voi tutti lì a rosicare. Com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile che voi vi scandalizzate e fate finta di nulla quando salta fuori che le società danno i biglietti ai tifosi? Perché non lo sapevate, eh? Ipocriti, siete degli ipocriti, ipocriti. Poi che sia giusto o sbagliato, questo è un altro discorso. Io sono dell'idea che qua le società non devono avere rapporti con nessun tipo di tifoso. Cioè, un conto è un autografo e un conto sono delle richieste. Però a che veniamo fuori facendo finta di non sapere che queste cose succedevano mi fa molto molto ridere. Riguardo ai parcheggi vorrei capire una cosa, ma i parcheggi per le partite sono gestiti dalle società o dal comune? No, perché se fossero gestiti dal comune bisognerebbe chiederlo al comune di Milano come mai gli agenti di polizia o carabinieri, che chi sia, non controllino queste cose. Oppure sono complici anche loro di questa cosa? Perché io so, qualcuno mi ha scritto qualche commento e mi dicono che a Milano è vero che ci sono dei parcheggi dove si paga di più, ma è vero anche che ci sono i carabinieri che sono lì attorno e fanno finta di nulla. Quindi non credo che sia colpa delle società Milan Inter in questo caso. Riguardo invece a le accuse che Inzaghi è stato contattato per dei biglietti, ripeto, non è giusto, sono d'accordo, ma far finta di cadere dal pero così no, non lo accetto. Io sono onesto, io dico che è una cosa sbagliata, ma dico anche che questa cosa succede da 20-30 anni o sbaglio? O vogliamo dire che è solo l'Inter che dava i biglietti ai giocatori? No, perché se è così chiudiamo il discorso, non faccio neanche il video perché tanto è come parlare con il nulla, ok? Quindi bisognerà essere anche un po' onesti, no ragazzi? Sicuramente se ci sono delle accuse e ci sono delle prove schiaccianti dove è stato commesso un illecito, qualcuno deve pagare. E noi interisti non siamo qua a dover difendere l'indifendibile, noi siamo qua a tifare la nostra Inter. Se l'Inter verrà penalizzata a livello di classifica, punteggio, cosa che non credo, noi tifosi ci incazzeremo tantissimo con chi di dovere, state tranquilli. Però fa sentirmi far la morale da i gobbi, anche no, visto che ci siete già passati prima voi. Magnelli si è dichiarato parte lesa perché ha denunciato. Sì, ha denunciato quando ormai era nel merdone e si sapeva. Perché non ha denunciato gli anni passati appena succedevano ste cose? È anche troppo facile dire così. Diciamo che io adesso non so come funziona, ma credo che trovarsi davanti a come c'è scritto a dei gruppi mafiosi che ti contattano non è proprio facile, perché voi la fate anche facile, ma bisogna andare a denunciare. Se fosse così facile, tutti quelli che hanno questi problemi, soprattutto in Bassa Italia, sarebbero tutti là a denunciare, ma probabilmente hanno anche un po' di paura verso le loro famiglie, che qualcosa gli può capitare, perché non è che scopriamo l'acqua calda, lo sapete come funziona l'Italia, lo sappiamo tutti come funzionano certe cose, ok? Quindi io non sto facendo sto video per difendere per forza l'Inter,
sto facendo sto video perché ci sono tante cose che si sapevano già, però qualcuno adesso sembra che sia solo l'Inter che faccia queste cose. Vabbè, oh, ognuno è libero di dire quello che vuole, come anch'io posso dire quello che voglio. Viola si è presentato con la cover dell'Inter. Sì, per me è una pirlata, una cazzata, questa è una cazzata. Però non cambia nulla. Non cambia nulla perché tanto lo sapete già che è un tifoso dell'Inter. Quindi non c'è che deve nascondere sta cosa. È logico che se la poteva risparmiare al 100% sta cosa, che sia ben chiaro. Però, visto che voi ci rimanete male, a sto punto Viola ci dovrebbe dire dove si compra sta cover, perché è veramente bella, la voglio anch'io. Quindi Viola, per favore, fai una conferenza stampa e dici dove hai preso queste cover, perché è veramente bella. E poi speriamo che Fabrizio Corona in questi casi ci dia una mano, magari. Fabri, tira fuori 2-3 nomi, quelli che vuoi, per spostare un po' l'opinione pubblica dalla parte dei gobbi. Tanto sulla Juve appena dici qualcosa arrivano. Quindi poi dopo Viola, che ha un po' più di tempo, così riesce a sistemare tutte quelle cosine che non vanno bene, perché è interista e quindi non farà mai qualcosa all'Inter, sappiatelo, lo dite voi, non lo dico io, lo dite voi, sappiatelo. Però è giusto anche bello percularvi anche su queste cose qui, è giusto percularvi anche su queste cose qui, perché ho visto tanti, ho sentito tanti discorsi stupidi, ma proprio stupidi. Mettono in mezzo tutto, fanno dei pastrocchioni per attaccare l'Inter, ma sappiate già che tanto finché l'Inter non verrà penalizzata come si deve, ok? O una penalizzazione, perché loro, il loro problema non è il biglietto che viene dato al tifoso, perché loro lo sanno che succedono queste cose. Il loro problema è, ed sarà sempre, ma perché la Juve è stata penalizzata e quelli dell'Inter non vengono mai penalizzati? Come mai? Come i bambini piccoli, capito? Quindi finché noi non saremo penalizzati, questa cosa durerà, ok? Poi una volta che verremo penalizzati, si dovranno inventare qualcos'altro, perché sennò di che cazzo parlano? Se non parlano di Inter, qua se non si parla di Inter ormai, tutti, ma parlo di tutti, ormai l'Inter è diventato l'argomento chiave, perché i tifosi interisti sono talmente tanti che vengono a vederti il video e ti fanno fare delle belle visualizzazioni, hai capito? Quindi anche, cioè, se veramente veniamo penalizzati, voi dopo non avete più argomenti, quindi a voi conviene che l'Inter non venga neanche penalizzata, così potete continuare per mesi e anni a dire le vostre stronzate, ok? O sbaglio? Ditemi la vostra, lasciate un like, commentate, attivate la campanella e mi raccomando, piadena pro shot, figa per tot e via!